CGIL, CISL e UIL hanno celebrato quest'anno la ricorrenza del 1° maggio a Pozzallo in provincia di Ragusa, uno dei porti simbolo degli sbarchi in Sicilia, nel nome della solidarietà verso i migranti e dell'urgenza del lavoro. Slogan dell'evento: la solidarietà fa la differenza, integrazione, lavoro, sviluppo, rispettiamo i diritti di tutti, nessuno escluso. Abbiamo scelto Pozzallo innanzitutto per ringraziare i cittadini e le cittadine di questa cittadina e di tutta la Sicilia, che stanno dando un esempio straordinario di accoglienza, di solidarietà, di fratellanza che deve essere seguito da tutta l'Europa. Dall'altra sponda del Mar Mediterraneo muoiono ogni giorno migliaia di uomini, di donne, di anziani, di bambini per fame, per la guerra, per la minaccia del terrorismo dell'ISIS. Noi dobbiamo essere pronti come Europa ad accoglierli, a dare a loro rifugio e a dare a loro un futuro. Politica internazionale per la pace, ma anche accoglienza per i profughi. La solidarietà è importante anche per creare condizioni di migliore economia. Cioè, non è possibile pensare che in un'Europa, quindi in un paese europeo che ormai è unificato, ci siano delle barriere che impediscono a persone che possono portare anche importante valore aggiunto nel nostro paese, nei paesi europei, gli si possa impedire di arrivare, gli si possa impedire di poter scappare da luoghi in cui si sta veramente male. Quindi la solidarietà coniugata con il lavoro e con lo sviluppo. Senza dubbio sì, non solo solidarietà per gli migranti, ma è necessario riequilibrare il sistema in modo tale che anche chi non ha lavoro possa avere lavoro nell'immediato futuro. Noi siamo molto preoccupati poiché la disoccupazione in Sicilia va oltre il 22%, quella normale, oltre il 60% quella giovanile, quindi dati allarmanti che necessitano un'inversione di tendenza, quindi più lavoro, più diritti, più solidarietà, ma per tutti. Primo maggio a Pozzallo vuol dire evidenziare ancora di più il valore della solidarietà, dei diritti, delle tutele, il concetto dell'accoglienza. Ripartire da Pozzallo per capovolgere il motore della crescita, far ripartire il meridione e creare occupazione, ricchezza e speranza per tutti gli italiani, per i pensionati, per i giovani in particolare. Vuol dire richiamare con insistenza l'Europa alle sue responsabilità. Vuol dire non bastano solamente le risorse economiche per far fronte a questa emergenza, nell'ottica dell'accoglienza, della revisione del diritto d'asilo, nella redistribuzione proporzionale delle quote e nella definizione del diritto d'asilo a livello europeo. Questo è il messaggio forte che vorremmo dare oggi. Siamo qui perché oggi è una giornata per ricordare e da qui parte anche il lavoro, deve partire anche il lavoro. E quindi questa manifestazione voluta da CGIL, CISL e UIL è importante anche per la nostra terra. Beh, primo maggio i motivi sono tanti, soprattutto quello degli immigrati, che sono gente abbandonata da tutti, da tutto il mondo. E poi la piaga del lavoro. La disoccupazione, che è una cosa vergognosa. Non dobbiamo dimenticare che siamo in Sicilia e questa manifestazione serva di insegnamento a coloro che ci guardano che cosa significa venire a reclamare lavoro e benessere. Io parlo per i pensionati, ma i giovani di oggi non hanno domani un futuro. Noi siamo venuti qui dal Veneto, siamo arrivati ieri con la nostra delegazione, siamo qui per questa manifestazione del 1° maggio che riunisce i lavoratori del nostro paese e anche per manifestare la nostra solidarietà verso le popolazioni di queste zone che si trovano, diciamo, a dover affrontare il problema degli sbarchi, degli immigrati, insomma. La presenza qui per far vedere la nostra vicinanza
a tutti coloro che appunto hanno perso la vita nel canale di Sicilia. Il lavoro ci potrebbe essere in Sicilia perché non manca niente. La Sicilia è il paese del sole, possiamo sfruttare anche le energie rinnovabili, possiamo fare di tutto per questa Sicilia, ma si deve fare, si deve mobilitare qualcuno per fare qualche cosa, perché così non si può andare avanti. Noi siamo una terra da dove partire, perché noi abbiamo una terra d'oro, ma quello che manca è il lavoro. Mancare il lavoro al sud è un problema, per l'economia, perché abbiamo un petrolchimico vuoto, abbiamo la zona industriale più grande d'Europa, ma c'è una scoperzione che è atroce e dobbiamo ripartire. Facciamo noi un appello ai politici che si alzano una mattina tutti assieme e iniziano a fare nuove infrastrutture e dare lavoro a questa popolazione che ne ha bisogno. I posti di lavoro non si creano con le regole, si creano facendo crescere l'economia reale, quindi puntando sull'innovazione, sulla ricerca, sulla formazione, facendo partire le infrastrutture, combattendo la malavita organizzata e la corruzione che tanto danno all'economia del nostro paese. L'unico modo per recuperarli e dare lavoro ai giovani è far ripartire la crescita e cambiare la legge pensionistica peggiore di Europa, che è la legge Fornero. La cerimonia a Pozzallo si è aperta con un minuto di silenzio chiesto alla piazza per i morti del Mediterraneo e per quelli in Nepal e si è chiusa con il lancio in mare di una corona di fiori in memoria delle tante vittime da parte dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL. Un quarto di secolo di musica, storie e impiego ed è di nuovo primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. Il concertone organizzato dalle tre sigle sindacali è giunto alla sua 25esima edizione. Quest'anno è stato dedicato non solo al lavoro ma anche alla solidarietà. A pochi giorni dal naufragio nel canale di Sicilia in cui hanno perso la vita oltre 900 migranti. Ed è proprio a Pozzallo Ragusa che i tre segretari generali Anna Maria Furlan, Susanna Camusso e Carmelo Barbagallo hanno iniziato le celebrazioni per poi raggiungere il concertone. Una giornata lunga ma bellissima. Stamattina in Sicilia, quei siciliani, le siciliane, a ringraziarli della grande solidarietà che stanno insegnando a tutta Europa. I paesi europei devono prendere esempio dalla Sicilia, essere accoglienti con gli uomini e le donne che fuggono dalla morte e cercano di arrivare nel nostro paese e nel continente europeo. Tanti gli artisti tra cantanti ed ex conduttori che si sono alternati sul palco per portare il proprio messaggio di solidarietà. Un augurio è ovviamente che il lavoro, che aumentino le possibilità di lavoro. Sono qua soprattutto per parlare di solidarietà, che è il tema del nostro concertone del primo maggio. Si può inquadrare questa maglietta: Protect People Not Borders. Proteggi le persone, non i confini. Il mio personale messaggio di solidarietà va a tutte le persone che vogliono realizzare i propri sogni, e specialmente i propri sogni che riguardano la quotidianità, che non è solamente voglio fare il cantante, voglio fare il modello, voglio avere un lavoro. Io spero che questo possa, la mia energia possa aiutarvi. Ecco. Auguriamo ai lavoratori che riescano a tenere il lavoro e che riescano ad arrivare in pensione, quelli che ci hanno e che ci sono. Il problema è quelli che non hanno lavoro, che diventa un problema sempre più grave. Il primo maggio è sempre importante, nel momento in cui poi diciamo il lavoro manca, fare la festa del lavoro bisognerebbe fare la festa del non lavoro, probabilmente, dei non lavoratori. È una bella giornata di aggregazione, il concerto è gratuito, c'è tanta musica bella, concetti belli positivi partono sempre da questo palco. E in piazza oltre 500.000 partecipanti arrivati da tutta Italia per parlare di lavoro e ascoltare le canzoni dei propri beniamini. Io personalmente e Miss Killa. Anche noi, Gioiane! Siamo venuti da Torino apposta per il concerto. In questo periodo di crisi ci aspettiamo tempi duri, però non si molla niente. No. Siamo forti e determinati. Basta, secondo me, riuscire a mettere molto impegno in quello che è, nel migliorare anche il sistema universitario, scolastico, per arrivare a una competenza non solo nazionale ma europea. Con i giovani, la musica è come il lavoro, è un messaggio universale che unisce gli uomini e le donne di tutto il mondo. La festa è proseguita fino a tarda sera con il rap di J-Ax che ha acceso la piazza e le note inconfondibili di Alex Britti. Non mi piace più. Ciao! Una giornata importante, ci aspettiamo una grande adesione per contrastare un disegno di legge che non porterebbe sicuramente alla buona scuola, ma porterebbe una scuola
piena di conflittualità sia interne che esterne. Domani la scuola difende la scuola nella sua dignità. Il personale è privo di contratto da 7 anni, domani la scuola difende i suoi sacrosanti diritti che vengono rappresentati e tutelati attraverso il contratto, domani il personale precario sciopera perché fino ad oggi è stato trattato a livello di numeri, dietro quei numeri ci sono le persone con la loro storia, con i loro disagi, con il loro impegno e con il loro lavoro che ha fatto funzionare questa scuola. Provvedimento che si presenta come una riforma dopo che il Presidente del Consiglio aveva detto che questo Paese è affetto di riformite, sta a significare che con quanta superficialità e con quanta leggerezza è stato affrontato un problema delicato come quello della scuola e, cosa ancora più grave, con quanta autosufficienza e con quanta arroganza sia stata gestita questa partita. Una sentenza, quella della Consulta, che dimostra quanto il sindacato fin dal 2012 ha detto, cioè che si trattava di una normativa, quella del blocco delle perequazioni delle pensioni fino a 3 volte il minimo, ingiustificata e soprattutto iniqua. Per cui ora il governo dovrà ovviamente aspettare le motivazioni alla base della sentenza e poi intervenire con una contraddizione che è giusto per un sindacato confederale evidenziare, che si potrebbe uscire con una sperequazione perché le pensioni più alte, le diverse centinaia di pensioni più alte di persone che prendono 20.000-30.000 euro al mese potrebbero ottenere lautissimi arretrati che inasprirebbero davvero la coesione sociale fra i pensionati e soprattutto fra i pensionati e i giovani. Credo che il governo dovrà essere attento anche a evitare questa situazione.